E anche forse la luce di gioco che è diversa, che me lo fa sembrare più bello. E posso camminare mentre mi curo. Era possibile farlo anche su DS2, solo che bisognava aspettare un pochettino di più. Che si possa camminare è ovvio, ma voglio vedere la velocità. Beh, oddio, porca miseria, tanta roba. Non ho ancora toccato l'adattabilità, ma sinceramente mi sembra che stia andando abbastanza bene. Ah, ma il salto è diverso. Wow! La stamina ci permette di correre veramente per tanto tempo. Oh, ma sono veloci questi. Sì, caspita, sono veloci, sì, ma anche a seguirmi. Wow! Abbiamo un botto di stamina qua, possiamo fare quel che vogliamo. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale Atreus Ninja. Siamo su Dark Souls 2 Seeker of Fire. Proviamo questa mod, ero curioso di provarla, di testarla e niente, vediamo. Porca puttana. Wow! Il roll. 10 metri di roll. Qui c'è qualcosa di nuovo. Muovi la visuale. Va bene. 99 di che cosa? Ah, perché sto usando questo praticamente. Il Mega Mule. Potrei fare una nuova partita. Il guerriero era quello che partiva con l'arma spezzata, con la spada spezzata e lo scudo. Quindi non abbiamo lo scudo. Qua abbiamo uno scudo e una spada dritta. Il maestro di spada ha una katana. Bandito parte con una spada, ok, con il buckler. Chierico puro con... Ah, strano, non abbiamo un'arma contundente, abbiamo un pugnalino. Immagino che questa sia la classe un po' più debole. Il mago, mi piace. Va bene, abbiamo l'esploratore. L'discriminato in realtà è potentissimo. Tenendo conto che parte a 1 con tutto quanto a 6. Cioè, il maestro di spada con 10 e 16 è ottimo. Ma quindi è il bandito? Perché il bandito era quello con 2 e 1 di volontà. Quindi direi che la cosa migliore è fare il maestro di spada, perché 10 di forza e 16 di destrezza non mi dispiace. Poi vabbè, è una katana. Ah, possiamo scegliere anche il dono. Anello vitale invece diventa... Non è un anello vitale, ma è una pietra di Parros. Mi sono appena reso conto che si può fare un cosplay di Zell bellissimo su questo gioco. Ok, tocca cambiare qualcosa. I capelli, secondo me. Cioè, il colore. Dobbiamo fare il classico bianco. L'ho fatto in velocità. Ce lo facciamo andare bene. Sì, è perfetto. Conferma. All people come here for the same reason. Perché hanno finito lo zucchero. Here we go. Beh, non è brutto. Pensavo fosse peggio. No, è anche bello. L'ho fatto un po' in velocità, ripeto. L'ho modificato per far sì che fosse decente, ma onestamente è anche forse la luce di gioco che è diversa, che me lo fa sembrare più bello. Questa porta non porta. Che peccato, mi ero già illuso. Wow, quanta stamina ho. Questo gioco sarà abbastanza facile. Meno che i mob non siano più veloci. E posso camminare mentre mi curo. Posso camminare mentre mi curo. Tutto duro. GG. È stato divertente. Anello dei Piedra. E noi ce lo equipaggiamo, ah. Quindi noi abbiamo una Uchikatana più uno. Ah, partiamo con una Uchikatana più uno. This is quite interesting. Non so se farò una serie completa. Io finché mi diverto lo continuo. Ah. Posso subito girare. Come fossimo su un altro DS. Dopo il roll faccio l'attacco e lo direziono alle spalle. Era possibile farlo anche su DS2, solo che bisognava aspettare un pochettino di più. E quella era una cosa carina, perché in PvP ci fregavi le persone che non se lo aspettavano. Devo dire la verità, è troppo comodo in questa maniera. Non è male. Cioè, no, in senso buono dico, è comodo. Wow, è buissimo, è veramente buio. Buissimo non si può sentire, ma avete capito. Ma va bene, tanto abbiamo la torcia, quindi ripeto. Non era mia intenzione usare un personaggio all'inizio con la katana, per non essere il solito amante della katana, ma devo essere sincero, sono contento, mi sta piacendo molto. Quindi si può bere della Estus mentre si cammina. L'ho mancato questa maniera, come fossimo su DS3. Devo ancora provare la gemma. Che si possa camminare è ovvio, ma voglio vedere la velocità. Beh, oddio, porca miseria, tanta roba. Ah, che brutto R2. Perché pensavo di avere la Black Steel Katana? No, mi sa che mi conviene... No! Ok, meno male, meno male. Facciamo una cosa, prendiamo l'oggetto, arriva il persecutore. Se non c'è il persecutore, ok, perfetto. Imbroglione, mi ha colpito attraverso l'amico suo. E questo qua pure mi ha colpito, però attenzione. Non facciamo gli avidi. Mi ha rifregato per quel motivo. E GG. Ah, che bello che non devo aspettare. Beh, è la stessa cosa, non cambia molto. Però sì, chiaramente è più comodo. Non penso abbia messo qualcosa di nuovo. Ci cambierà solo il sesso. Oh beh. Oh beh. Abbiamo una faccia incazzatissima. Però vi devo dire che forse la teniamo così. A me non dispiace, non so voi. Abbiamo qualcosa che... Questo. Sì, perché no? Oh, la musica di Majula. Wow.
Oh, anello dell'agape. Che strano, pensavo di trovare il classico frammento di Piaschestus. Ha tolto i maiali? Era apparso di sentire il rumore. Me lo sono immaginato? Talmente abituato. Ok, ci uniamo al patto e prendiamo gli HP bonus. E tu chi sei? Uè, aspetta un attimo, chi è questo? Questo è quello del sogno? Ah, non posso parlargli. Non so chi sia, però non ci posso parlare. Boh, proverò a tornarci. Ah, ma il salto è diverso. Wow. Aspetta bene, questo è un super jump. Ma che bello. Dico bene? Sono io che mi sto facendo... No, no, questo è un super jump. O forse è migliorata l'animazione e basta. Sono un po' confuso. Mi sembra abbia uno slancio un pochettino migliore. Come la sensazione che il vendor possa vendere qualcosa di... There is no way. Non posso parlarci. No, ma che peccato. Oh, hello. Ma c'è un falò. Andiamola a prendere. Però qua non ha molto senso un falò. Beh, ci sta. Sono dei cambiamenti. Rifugio del codardo. La stamina ci permette di correre veramente per tanto tempo. Oh, hello. Ah, ecco. Ok, ok. Mancava qualcosa, eh. Era strano che non ci fossero i maialini. Ha semplicemente cambiato la posizione. E beh, quest'arma non è affatto male per combatterli. Loro in genere sono una gran rottura di scatole. E ha messo un albero dei giganti. Che sia un mimic. No, eh. Spada la fanteria, che è quella del... Sì, è quella della classe iniziale che avevamo visto al menu principale. Spada dritta spezzata. Oh. Adesso ne avrò alle spalle 30, immagino. Qua mi ha tolto dei mob. Oh, salve. Ah, era un affondo anche a una mano. Oh, cani, cani, cani. E sono anche... Oh, ma sono veloci questi. Sì, caspita, sono veloci, sì, ma anche a seguirmi. Wow. Bella sta cosa. Ai, ai danni. La nostra stamina ci aiuta tantissimo. GG. Ah, tocca ammazzarlo, ma tocca prima di tutto pulire l'area. Che cosa cazzo è stato? Hanno tirato una bomba nella real life, però. Ma scusatemi, facciamo ben prima così. Come non detto, scherzavo. Hello? Ah, come voglio un pugnale difensivo sulla sinistra. Ah, si è girato. Bravo. Ha fregato. Ma ha fregato. Volevo fargli parry, ma questa animazione non esiste. GG. La spada del cavaliere di Heidi. Non ci abbiamo le stat. Poco Mario. Invece sì. Bam. 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 Madonna, il salto è bellissimo. Abbiamo un botto di stamina qua. Possiamo fare quel che vogliamo. Ah, questo me lo scordo sempre. Ce l'avete presente sempre? Aspetta, questo cos'è? Aspetta un attimo, voi cosa siete? Questi sono... Ehi, questi qua sono degli NPC. Cioè, come degli invasori. Cazzo sì. Ah, ok, fa pochi danni. Ok, hanno pochi HP. Va bene, questo è interessante. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Fermo qua, questo è come fare del PvP. E a me piace questa cosa. No, cosa fai, Atre? Attento alle spalle. Buckler, aiuto, via. Via, avete già capito. Ok, non ho sentito il rumore del parry. Forse perché ho l'audio basso. Ah, la porta è chiusa. Ah, interessante. Quindi se qua la porta è chiusa si può andare soltanto in una direzione, qua. Come l'ho mancato? Ma dai. Aspetta un momento. A parte che non ho saltato non so per quale motivo. Ma lui ha inserito una trave, ho visto. Ha inserito una trave, questa non c'era. Beh, ci sta anche abbastanza bene. Vediamo se questo è più veloce. Mi sembra di sì. Forse no. Ma penso di sì. E corri via, caspita. Volevo fargli un backstab, ha detto no, non ce la fai.
Vediamo se c'è la spada di fuoco. Spada lunga di fuoco. Il problema è che adesso come faccio a tornare Andrea? Io sono senza... Dove devo andare? Abbiamo il Mega Mule che ci permette di teletrasportarci dove vogliamo. Però sono rimasto fuori. Ho mancato una chiave. O forse l'ho già raccolta e non mi sono reso conto. È chiuso. Come non ho trovato una chiave? Deve essere di qua per forza. Neanche. Pietra grezza. Ci ho sperato. Beh. Licia. Are you from these parts? My name is Lysia. Ah, ma non sono i cavalieri di... Ma pensa a te, guarda cosa c'è qua. Venga, venga. Ah, che strano senza i giganti però qua. E ora vediamo che boss fight c'è. Io già l'ho vista, purtroppo me la sono spoilerata guardando un video che mostrava la mod. Vabbè, è un po' la guardiana del trono. Mi fai bere? Mi fa bere. Che gambe, signora. Ma la spada diventa più lunga o sbaglio? È stata una pessima idea, però stava andando anche troppo bene, non la conoscevo per niente. Ma l'arrivare fin qua è molto più facile rispetto alla Scholar. I mob li sto sciogliendo, non abbiamo messo un solo punto in destrezza. L'arma è sempre a più uno e basta. E mo perché l'ho detto iniziano a colpirmi. Beh, ma se mi fai curare a me va bene, te lo dico. Niente, non riesco. Siccome sono più agile, do per scontato che riesco a schivare il secondo hit, ma invece no. Cosa fa? Oh! Carino. Oh, wow! Interessante. Quella nebbia è un po' bruttina da vedere. Me ne sono accorto mentre combattevamo. Non so se mi abbia stannato o cosa, non ho capito cosa sia successo, ma mi ha ucciso per bene. Bisogna girarle attorno, secondo me. Non bisogna scappare allontanandoci. Mi dà fastidio che rimane giustamente con lo scudo alto. Ok, la sto capendo. Mi piace, no, non devo scappare, non devo stare in fronte a lei, devo continuare a girare. Sì, bisogna giocare come se le si voglia fare un backstab, anche se non ha senso neanche dirlo. Oh, porca miseria. Ok, si buffa. Faccia qualcosa. Oh. Il buff va via dopo poco. GG, vabbè dai, è stato abbastanza facile. Non ci dà l'anima? Sì che ci dà l'anima. Custode del trono, segno di fedeltà. Vabbè, andiamo prima dal... come si chiama là? Ma questi non si rompono? Ah, quindi uno non può skippare. 18 forza, 20 dexterity. Non ho ancora toccato l'adattabilità, ma sinceramente mi sembra che stia andando abbastanza bene. Oh cazzo. Ma il secondo hit che l'ha presa? Ma sono già senza Estus. Per colpa di quelle due lì.
lo sapevo che stava arrivando un altro. Eppure ho voluto. Ah, ma non c'è una boss fight qua? Scusate. Ah, ok. Ah, che brutta situa. Che brutta situa. Aia, che dolore. C'è poco da fare. C'è la spada del fuoco che è troppo buona. Sì, qua non ha senso non tirare su la leva. Come non ha senso combatterli qua. No, ma poi sono due con col martellone. Quasi quasi vi schippo. Immagino che avremo un falò, grazie. Perfetto. E non c'è Licia. L'antico spadone da cavaliere. Vediamo un po'. Ci piace anche il moveset. Io voglio la sua lancia. GG. Vediamo se è più velocizzato questo. Holy shit. Ricordo che ha una mossa a fuoco. Esatto. Ah, ma è... scusatemi, qua è già giù. Corri, corri Forest. Ma quanti HP c'hai? Ah, che cos'è? Era una mezza boss. What? Un falò qua? Bellissimo. Ciao Orstein. Ma è dorato? Perché non mi attacca? What? Mi sa che il Mega Mule ha un po' rotto le cose qua, eh? Facciamo una cosa, prova del 9, provo a creare un nuovo personaggio. Corro a vedere se trovo la chiave per l'area dove troviamo la vecchia che ci vende la chiave del fabbro. Qua. Erano 99... Ah, non si sa che cosa. Permetti di acquisire anime. Cosa vuol dire? Che anime è? E la madonna. Allora, praticamente questa mod vi dà anche il Mega Mule, tra virgolette. Tranne che per le armi, insomma. Un milione sono? No, non così, cane, cane. Meno male. Chiave di ferro. Al massimo non abbiamo perso molto, dobbiamo semplicemente rifare quella boss fight ad Heidi. Ma e più che altro non avremo un Orstein buggato. Esattamente. Tu che ci fai qua? Hello? Ah, ok, non si può parlare, credo. Che buffa vederla qua. Che carina. Ma a quanto pare invece la chiave non la vende Melensia. Si vede che dovremmo trovarla da un'altra parte. Hit to see luck, however fit.